Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita. Io devo dire che Sorrisi è in casa mia da sempre, da quando eravamo bambini. Sorrisi era... C'era Sorrisi e Famiglia Cristiana, perché i miei andavano alla messa, quindi c'erano questi due. Ma soprattutto, devo dire, perché eravamo sempre davanti alla TV, per cui Sorrisi era proprio importante. Poi c'erano i testi delle canzoni. Io mi ricordo durante il Festival di Sanremo, quando guardavamo Sanremo, facciamo le pagelle seguendo i testi di Sanremo che erano scritti, che uscivano in anteprima su Sorrisi. Insomma, Sorrisi, come tante famiglie italiane, ha accompagnato tutta la mia infanzia e tutta la mia vita. E poi mi ricordo che quando nell'88, mi sembra, nell'87 feci la mia prima copertina per Sorrisi e Canzoni, per i miei fu veramente un fatto enorme, perché era una sua copertina di Sorrisi e Canzoni. Cioè, non era neanche un mio sogno, io facevo il disc jockey, per cui non c'era mai stato un disc jockey in copertina di Sorrisi, forse c'era stato Cecchetto, ma io ero proprio un disc jockey da discoteca, per cui non era nei miei piani, diciamo così. Poi dopo le cose si sono messe in fila in quel modo lì, io a un certo punto mi sono ritrovato da essere un disc jockey che metteva i dischi di notte nei club, ad essere uno che riconoscevano tutti per strada, perché avevo cominciato a fare la TV, era uscito Gimme 5. E quindi sono finito sulla copertina. È stato fantastico, devo dire. E i miei, avevamo un'edicola, c'è ancora l'edicola sotto dove, a casa dove abitavamo a Roma, e credo che ne comprarono tutti, cioè una cinquantina. Le davano ai parenti, le davano, e una però la incorniciò il mio babbo. La incorniciò e la mise proprio nell'ingresso di casa, accanto alla foto di Papa Giovanni, che era il Papa, diciamo, di famiglia, quello, il Papa buono, no, cosiddetto. E niente, quindi io sono cresciuto, ero già cresciuto, sono tornato a trovare i miei a casa loro ogni volta e c'era sta foto di Sorrisi. No, non ce l'ho io, no, perché io sono super distratto rispetto alle mie cose, me le perdo, per cui cambiando casa, così, però... Oggi una delle cose belle della rete è che poi le cose riaffiorano, no? Nel bene e nel male riaffiorano, in questo caso nel super bene. Perché ho visto che c'era un ragazzo, un fan, che su Instagram me le aveva messe tutte. E quindi manca una in realtà, manca quella con Faletti, con Baudo e la Laurito di Fantastico. Sì, assolutamente, quella con Roger Rabbit. Quella è la mia copertina di Sorrisi preferita, ti dirò, la mia copertina di Sorrisi preferita fra tutte le copertine di Sorrisi. Beh, no? Perché era un titolo spaziale, c'era scritto Due ragazzi irresistibili e c'ero io in divisa da soldato, perché ero soldato, con Roger Rabbit. E mi ricordo, mi ero messo in posa, mi ha detto stai in posa così perché poi ci disegniamo sopra Roger Rabbit. No, era fantastica. Sai, no. I cartoni animati sono ancora meglio delle persone, no? Perché le persone ti possono anche deludere. I cartoni animati no. Per cui il bello dei personaggi dei cartoni animati è che sono dei santini, no? In qualche modo. Quindi Roger Rabbit è fantastico. Mi piace molto. Mi piace molto, io sono un fan delle copertine di Sorrisi con l'azzurro intorno. Sì. Perché è proprio. Anzi, quando facciamo certe volte delle foto. Anche non per Sorrisi, io dico facciamone una con l'azzurro perché magari va bene per Sorrisi. Io lo compro alla mia suocera e quindi siccome lei lo compra e io la TV, quando andiamo a pranzo da loro la domenica, ci mettiamo lì da guardare la TV e quindi me lo leggo sempre la domenica. Ma io in realtà vado poco in edicola, compro le cose online, seguo molto il sito di Sorrisi, il sito lo guardo perché... per lo spettacolo, insomma, per quelle cose lì. Ma e poi, sai, comprandolo la mia suocera, io sono a posto. Perché poi lei li conserva. Mi piace molto. Ho la barba veramente lunghissima in questa copertina, ma l'ho fatta la foto mentre stavo finendo il disco, quindi non avevo avuto neanche modo di rassettarmi un po', come dire. Però mi piace. È un po' estiva, devo dire, perché la foto l'ho fatta a Los Angeles, che faceva un gran caldo. Però è anche un modo per augurarci, insomma, sai, un bel tempo interiore, come dire. Grazie a tutti.